Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Federica Calemme, durante l'ultima diretta del GF VIP, non ha escluso la possibilità che tra lei e Gianmaria possa nascere qualcosa di più che un'amicizia. Federica Calemme passione. L'imprenditore napoletano Gianmaria Dinolfi è sempre più vicino alla conterranea entrata da poco al GF VIP Federica Calemme. Federica Calemme ed il suo flirt. Anche se ha dichiarato di essere entrata nella casa del GF VIP da fidanzata, Federica Calemme non ha disdegnato le attenzioni di Gianmaria Dinolfi, il Latin lover napoletano. I due sono sembrati, sin da subito, parecchio complici. Del resto, Gianmaria si è visto rifiutare prima da Soleil, con cui aveva già avuto una storia, e poi da Sophie, con la quale c'è stato un vero e proprio tira e molla. Anche se è entrata da poco nella casa, Federica Calemme si è subito fatta notare non soltanto dal pubblico femminile. Infatti, anche le donne le hanno mosso, sin da subito, alcune accuse. La prima è stata Manila Nazzaro, che l'ha accusata di non farsi carico delle pulizie domestiche. L'ultima ad attaccarla, in ordine temporale, è stata Eva Grimaldi, che ha detto che la Calemme è molto furba e se sei il fatto suo. L'avvicinamento a Gianmaria. Durante l'ultima diretta del GF VIP di lunedì 3 gennaio, durante le nominations, la Calemme ha ricevuto una domanda da Signorini in merito alla relazione con Gianmaria. Federica ha risposto che i due si stanno conoscendo, ma non esclude la possibilità che nasca qualcosa di più. A queste parole, il vippone si è illuminato in un sorriso liberatorio. Federica Calemme. Federica festeggia ma è senza reggiseno, le telecamere non fanno in tempo a censurare, video. Nelle ultime ore, infatti, tra i due è scoccato un bacio fatidico. Il bacio è scoccato durante la magica atmosfera della notte di San Silvestro, con la regia di Jessica Selassie. Federica Calemme. Federica Calemme, chi è, età, altezza, fidanzato, lavoro e Instagram. I due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato sotto il vischio disposto appositamente nella casa del GF VIP per le feste di Natale. Intanto, la complicità tra i due sembra essere innegabile. Vedremo cosa succederà perché, come si dice, se San Rose fioriranno. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.